Buongiorno a tutti, siamo al passo di Costa Lunga, siamo pronti per questa nuova escursione con le ciaspole, partiremo lungo questo percorso verso il Roda di Vael per raggiungere le Tre Baite. Giornata meravigliosa, oggi non fa per niente freddo, la temperatura è sui 0 gradi, sono in compagnia di Marco. Il percorso è di circa 5 km e mezzo, noi l'abbiamo chiamato le Tre Baite, anche se di fatto di baite ne vedremo molte. Bene amici, siamo pronti, partiamo! Meraviglia! È nevicato l'8 di dicembre. Questo è uno dei percorsi più belli, si entra addirittura in proprietà private, guardate che posto incantevole qua. Eccoci arrivati, adesso facciamo una sosta caffè ed è il momento di piazzare il drone. E finalmente siamo di sosta Panino. Siamo a metà percorso del giro delle baite, di fatto noi le abbiamo chiamato le Tre Baite perché le ultime tre sono quelle dove diciamo il punto di arrivo. Siamo pronti e si parte. È un paesaggio meraviglioso, a parte la giornata splendida e niente freddo. Proseguiamo sempre il percorso e abbiamo un'altra baita di fronte a noi. Che meraviglia, che bello, vista Dolomiti. Si sprofonda un po', ma perfetto. Il tavolino per il caffè è perfetto. No, questo è oro.
e tra pochi istanti si apre uno scenario meraviglioso con la Marmolada, la Vamonzoni e il gruppo del Sella. Ecco, guardate, si vede perfettamente la Marmolada. Quella là è la Marmolada. Ecco la terza e ultima baita del percorso. Decidiamo di salire ancora qualche centinaio di metri, lasciando l'ultima baita alle nostre spalle, per osservare e fotografare il tramonto da una posizione ottimale. Guardate che colore il cielo! E ormai ecco il tramonto. Siamo sulla strada di ritorno. Percorriamo lo stesso percorso dell'andata verso il passo di Costalunga e ritorneremo attraverso il bosco. Una giornata meravigliosa, mi auguro di avervi regalato qualche emozione. Mi raccomando, se decidete di fare questa escursione, questo percorso delle baite, non toccate nulla, perché amare la montagna non è solo un piacere personale, ma è anche un rispetto di quello che l'ambiente e che le Dolomiti ci regalano. Grazie a tutti, a presto.